Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Priest Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Lo so, vi conosco, state già guardando cosa ho al polso. Questo qui è il mio nuovo Eterna Contiki GMT. Praticamente un orologio che non è già più in produzione, ma fa comunque parte della storia moderna di questa casa storica. L'ho comprato apposta per portarlo qua su YouTube. Questa qui non sarà una recensione di quelle mie classiche, ma è più che altro un percorso critico, un approfondimento per quanto riguarda la Eterna moderna. Perché è una casa sì storica e che ha tante cose da dire, ma che sta vivendo un periodo non proprio luminoso e volevo raccontarvelo. A voi il video. Video tosto oggi, direi, difficile da realizzare, perché andrò a parlare di un brand a dir poco importante per la storia dell'orologeria, per come la conosciamo. Si tratta di Eterna, e nel video di oggi vi parlerò di uno dei modelli più recenti della sua storia, anche se al momento non è più in produzione. Si tratta del Two Times Zone, il GMT della linea Contiki, una linea storica del brand che ha le sue radici tra gli anni 40 e 50. Ma facciamo un passo indietro e vediamo un po' di raccontare la storia del brand. Tutto inizia nel 1856. Joseph Girard e Urs Schild fondano l'azienda produttrice di orologi, quella che poi qualche anno dopo prenderà proprio il nome di Eterna, marchio che apparirà su alcuni orologi da tasca alla fine dell'Ottocento. La storia di questa maison è antica e non manca di innovazioni. Negli anni 10 del Novecento presenta il primo svegliarino da polso e negli anni 30 arriva il movimento di forma rettangolare, baguette, più piccolo del mondo per l'epoca. Ma non è finita qui, naturalmente. Se ad inizio video ho detto che Eterna è stata importante per la storia dell'orologeria, il motivo è semplice da capire. I calibri svizzeri di fascia industriale più diffusi del mondo, come ad esempio l'ETA 2824 o il 2892, e ovviamente i cloni da essi derivati, nascono proprio da vecchi progetti Eterna, da movimenti che Eterna produsse in passato, rivisti e aggiornati proprio grazie alla loro semplicità, molto adatti ad essere industrializzati su larga scala. L'orologeria industriale di oggi, quindi, esiste anche grazie ad Eterna. Insomma, si tratta quindi di una casa, di un nome di tutto rispetto, che ha saputo lasciare un segno in questo mondo, ma la situazione moderna della maison, ahimè, è un po' caotica. Dal 2011, infatti, la proprietà di Eterna è in mano ad una grossa holding cinese e si percepisce purtroppo poca chiarezza sulla situazione attuale del brand. Non è chiaro quanti orologi producano, non è chiaro quale sia lo stato di salute attuale e nel sottobosco del web si parla quasi di bancarotta, insomma è una situazione molto incerta ed è per questo che orologi come quello del video di oggi, con calibri di manifattura e con listini superiori ai 4.000 euro, si possono trovare su internet però ad una frazione del prezzo originale. Eterna è in crisi, ma se ho scelto di comprare questo orologio l'ho fatto proprio per il bene dell'informazione e per dirvi le mie impressioni a riguardo. Parto subito col dire, notizia bomba, che l'orologio non mi piace. Non sono mai stato un grande fan degli sportivi, diciamo, ibridi con cinturino in gomma, tipo Royal Oak Offshore, vagamente simili a quello stile, e questo GMT di Eterna non fa eccezione. Questa è una mia idea, quindi prendetela con le pinze, ma per me la gomma come soluzione integrata al posto di un bracciale nella cassa non ha granché senso. Rimane comunque un materiale più o meno deperibile che si digerisce col tempo, rischia di spaccarsi. Per questo sono sempre stato molto scettico alla vista di questo genere di orologi, soprattutto quando sono costosi. Tra 20-30 anni non credo sarà così semplice trovare un cinturino sostitutivo. Per fortuna esiste anche una versione bracciolata, però, va detto. A parte il mio discorso filosofico sulla gomma, trovo questo orologio decisamente troppo grande per i miei gusti. Troppo grande in tutti i sensi, diametro, lag to lag, spessore, esagerato. Ma andiamo a scoprirlo. Le forme della cassa sono quelle che più vanno di moda oggigiorno. Dalle fattezze molto gentiane mi ricorda parecchio sia il Royal Oak Offshore, appunto, che l'IWC Ingenieur. Ovviamente non quella cosa orribile che è l'ultima referenza, ma il modello classico. La cassa è veramente top, lavorata benissimo, esattamente ciò che si aspetterebbe da un orologio con questo listino. Abbiamo vari gradi di finitura, stacchi da lucido a satinato, biselli di transizione, un'ottima cassa che riesce a trasmettere la qualità dell'acciaio utilizzato. Inoltre è presente una lunetta che si erge dalla base, fissata con 5 brugole brunite, con al suo interno vari canali, scanalature con fondo sabbiato. Questo elemento rende l'orologio molto tridimensionale. Alta qualità, una cassa realizzata veramente con cura. Nel lato destro della cassa troviamo la corona a vite, l'orologio è un 100 metri, un tuttofare. L'avvitamento è precisissimo e fluido, e a livello di lavorazioni troviamo un gioco simile a quello della lunetta, con parti lucide e sabbiate. Le spallette proteggicorona sono in acciaio trattato PVD, nere, che effettivamente si sposano bene con il cinturino in gomma nero. Queste sono un elemento incastonato, distinto dal blocco cassa.
La corona frontalmente presenta una lavorazione che personalmente non avevo mai visto, ossia una cupola in materiale lucido, presumo vetro zaffiro, che va a mostrare il logo sottostante con una trasparenza gradevole. Quello che vedete è il classico logo di Eterna, con gli iconici cuscinetti a sfera, brevettati dal brand in passato. Il vetro di questo orologio è naturalmente uno zaffiro, leggermente bombato, ma veramente pochissimo, sembra quasi piatto, che però ha davvero un performante trattamento antiriflesso, da qualsiasi angolazione, sembra quasi non esserci il vetro. È molto trasparente. Il quadrante in questa referenza è chiaro, argenté con base soleil, e tutto sommato lo trovo gradevole e ben realizzato. Indice e lancette sono praticamente impeccabili a livello di finitura, con passaggi da lucido a satinato. Due cose però le avrei riviste. Prima di tutto il logo, che è per me enorme e sproporzionato, ed in secondo luogo la scala interna delle 24 ore, la trovo un po' piatta. Sono convinto che realizzarla scavata avrebbe reso l'orologio molto più bello e con un feeling meno industriale e più lussuoso, più prezioso. Su indice e lancette troviamo del Super Luminova Presumo C3, disposto in modo precisissimo, va detto, ma il risultato per me è insufficiente. Su uno sportivo puro come questo mi aspetto risultati decisamente migliori. Dopo pochi minuti, la realtà è questa, gli indici spariscono totalmente. Diciamo però che questo orologio dà il meglio di sé nel suo lato B, quando lo si gira. Il calibro incassato all'interno è di manifattura, perché sì, Eterna produce movimenti, li fa ancora, li vende persino a terzi, Solo Tempo, GMT e persino Crono, ma pare che i prezzi di questi calibri siano molto alti e per questo non hanno successo. La cosa paradossale è che quasi tutti i loro modelli moderni incassano sellita, solo pochi montano la loro manifattura interna, e per me questa è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra. È anche discutibile per me l'estetica di questi nuovi contichi che vi starò mostrando, enormi da 44 mm con font strani, tutto un po' raffazzonato a mio modo di vedere. Tornando a lui, incassa il calibro Eterna 39-45A, il GMT basato sull'Eterna 39, un calibro molto versatile e modulabile che viene proposto persino in versione crono, appunto. Per questa fascia di prezzo, per me è un calibro straordinario nel vero senso della parola, perché a conti fatti questo orologio non si compra a listino, ma neanche lontanamente, neanche alla metà, meno, parliamo di circa 1500, insomma una vera e propria svendita su molti siti. Vi lascio qui sotto il link di Amazon se siete interessati all'acquisto. Il 39-45A è un movimento che, come vedete, presenta un grado di finitura decisamente sopra media rispetto ai competitor, rispetto a ETA o Sellita. È fatto in Svizzera e regala un certo livello di esclusività, se ci pensate. È molto bello da guardare, secondo me. Il code Genève presente su platina e massa oscillante è notevole, davvero molto bello, ed è un calibro premium da un certo punto di vista. Imparagonabile, appunto, a un Sellita SV200 o a un 28-24, proprio come struttura e bellezza estetica. Abbiamo 30 rubini, ben 65 ore di riserva di carica, praticamente quanto un Tudor Black Bay, ma con finitura più bella, 28.800 alternanze ora e naturalmente sfera GMT indipendente, azionabile in modo classico dalla corona al primo scatto. Inoltre non è sottodimensionato come tanti altri movimenti in queste casse grosse. Il suo unico difetto risiede nello spessore, se devo trovarne uno. È un calibro abbastanza alto, siamo sui 5,9 mm rispetto ai 4,6 ad esempio di un 28-24, e da qui insomma si capisce il perché della dimensione dell'orologio. A conti fatti è un segnatempo dal rapporto qualità-prezzo abbastanza imbarazzante, molto buono, soprattutto se si approfitta di queste svendite, ma lo ripeto, per quanto sia valido, esteticamente come orologio non mi convince, e per questo dopo la recensione lo metterò immediatamente in vendita. La qualità del cinturino in gomma per me è buona, è ben fatto e ha un piacevole odore di vaniglia. Al polso l'orologio è molto comodo proprio grazie a questa caratteristica, al cinturino di questo materiale, ed effettivamente aiuta un po' a far digerire le dimensioni, ma il risultato, la vestibilità, non cambia. Abbiamo circa 13 mm di spessore, 42 mm di diametro e una cosa come 50 di lug to lug. Su un polso come il mio, che è da 17, sta male, lo si vede, è decisamente troppo grande, esagerato. Probabilmente se siete alla ricerca di un orologio nuovo sui 1500 euro e vi piace questo stile, e avete anche magari un polso più grande del mio, non c'è concorrenza che tenga, qua ci sono tanti contenuti, tanta qualità e un movimento bello e praticamente esclusivo, data la scarsissima diffusione nella fornitura. Ci tenevo particolarmente a fare questo video e ci ho messo 3 ore a scriverlo, proprio perché Eterna non è l'ultima arrivata, ma ha comunque bisogno di essere raccontata, ma soprattutto criticata, perché il lavoro che i suoi gestori stanno svolgendo negli ultimi anni è per me approssimativo e privo di una linea stilistica e di produzione
come posso dire, intelligenti. Se da una parte quella dei movimenti troviamo qualità e insomma una proposta valida, dall'altra quella degli orologi troviamo ad esempio il classico Contiki Diver proposto solo da 44 mm nella versione di punta, quella tipo vintage, con altre banali versioni piccole totalmente diverse che sembrano altri orologi di altri brand, scopiazzature e prive persino del calibro in house, cioè è una cosa assurda. Alla fine di questa recensione, di questo approfondimento, mi pare chiaro quanto non sia una produzione pensata, sembra tutto fatto un po' come capita, senza rispettare la storia di un brand così importante, senza rispettare anche i canoni estetici del passato. Ed è poi naturale che un brand trattato così sia in crisi, finché si lavora in questo modo. Non so a voi, ma a me questo tema mette un po' di tristezza. Vedere questo brand, un brand storico, trattato in questo modo, un brand che in passato ha detto qualcosa e a modo suo ha rivoluzionato quella che è l'industria della meccanica di fascia media in Svizzera, fa dispiacere, è brutto. Ad esempio, il sito, partendo proprio dalle basi, per me è brutto, non funziona. Non sono indicati i prezzi ed è una cosa che mi sta proprio antipatica quando vado a navigare su un sito di orologi, perché mai non indicare i prezzi di listino, è una cosa senza senso. E la gran parte dei modelli che sono disponibili attualmente, a parte pochi esempi, sono poco ispirati, sembrano degli homage. E quindi, a parte magari l'Eternamatic, che tra l'altro in cassa sellita e non un calibro di manifattura, questa è una cosa allucinante, quando la casa stessa produce calibri su un modello storico, è una cosa che io proprio non concepisco, sorvoliamo. È un brand che potrebbe essere gestito meglio, palesemente, e fa dispiacere, insomma, anche perché una serietà c'è ancora, quella della manifattura c'è, però anche lì, cioè, dal punto di vista dei prezzi, i prezzi sono alti, è difficile avere sconti, praticamente impossibile avere sconti, quindi non spingono neanche dal punto di vista della fornitura esterna. È un brand che veramente è un caos totale, ragazzi, e poi ci stupiamo e si stupiscono di essere in crisi, insomma. Io spero in un futuro un pochino più radioso per Eterna, ma sinceramente ne dubito. Volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, ragazzi gentilissimi che mi aiutano a portare avanti il canale con le spese, tra cui ad esempio aver comprato questo orologio per discuterne. Tra di loro ci sono anche alcune aziende che scelgono di aderire a una fascia di donazione un po' più corposa per avere in cambio una spinta sui miei canali social, quindi tutte aziende che riguardano l'orologeria. Se sei interessato, dai un'occhiata qui sotto nel link del Patreon. Per tutti quelli che invece sono arrivati qui, sono giunti oggi, ma non sono iscritti al canale, probabilmente con un brand così di nicchia, non credo, ma comunque fatelo, iscrivetevi cliccando qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Thank you.